Grande entusiasmo quest'oggi a Dro per l'apertura ufficiale al pubblico di Giga Joy, il nuovo polo del divertimento dell'Alto Garda. Famiglie, giovani e meno giovani sono accorsi numerosi per poter ammirare il nuovo centro e iniziare fin da subito a divertirsi. Dai più piccini ai più grandi, tutti hanno voluto subito testare le numerose attrazioni del centro. I più piccoli hanno affollato la ludoteca, mentre i ragazzi hanno preso d'assalto il cinema 4D e i vari videogiochi, biliardi e calcio balilla presenti nella sala giochi. I più grandi, invece, si sono sfidati nelle 7 piste da bowling presenti. Sentiamo alcune interviste raccolte oggi. Come ti sembra questo Giga Joy? È molto bello, molto, molto bello, molto divertente. Hai già provato qualche gioco? Sì, già anche ieri, anche adesso, molto Che bello. giochi hai provato? Quello lì dei Transformers, Terminator, Jurassic Park ho provato, cioè, molto Quindi bello. tornerai sicuramente con i Sì, tuoi sì, amici. sì. Come ti sembra questo Giga Joy? Molto bello, dà spazio a tutte le famiglie di venire qua a giocare con i ragazzi e a me piace molto. Ho visto che hai già fatto strike a bowling, quindi immagino che verrai spesso a giocarci. Sì, verrò molto volentieri. Hai provato anche altro oltre al bowling? Fino adesso, per adesso no. Proverai qualcosa? Sì, sicuramente. Ti piace Giga Joy? Sì. Ti piacciono questi giochi? Sì. Qual è il tuo preferito? Ce n'hai già uno? Qual è? Qual è il tuo preferito? La persona dice quale gioco ti piace di più? Ah, quello lì. Bene. Cosa ne pensa di Giga Joy? Ma sono appena entrata, per me va bene, lo vedo allegro, mi piace giocare a bowling, mi fa bene, mi piace. Ci tornerà ancora? Certo, di sicuro. Si sta allenando a bowling adesso. Ho appena iniziato, dopo 30 anni che non ci gioco, ci riprovo. Come sta andando questa prima giornata di apertura? Direi benissimo, meglio del previsto. Quindi c'è parecchio lavoro oggi. E Abbastanza, sì, ci aspettiamo ancora di più, però abbastanza per adesso. speriamo che continui così anche in futuro, insomma. Speriamo e che migliori ancora. Prima giornata di apertura di Giga Joy, direi un inizio più che positivo, vista la gente. Sì, l'affluenza è quella che ci aspettavamo, un sacco di persone e poi soprattutto c'è una frequenza di una macchina ogni 30 secondi. Quindi credo che tra pochi minuti questo posto si riempirà e non avrà più spazio. Però abbiamo attrezzato degli spazi esterni per poter accogliere tutte le persone. Più tardi ci sarà anche la torta, il taglio della torta e quindi altre cose ancora e si spera sempre più gente. Alle 17 avremo la Giga Torta, una torta di 10 metri quadri che farà il taglio ufficiale e l'apertura ufficiale per tutti per il Giga Joy. Poi sono stati attrezzati dei gazebi esterni Heineken dove si potrà bere buona birra ad un prezzo modico. E stasera dalle 10 in poi ci saranno i migliori DJ del Trentino che suoneranno musica per far divertire i giovani. Che qua il divertimento non manca per qualsiasi età, dai più piccini ai più grandi, e prossimamente anche in vista un'apertura del Laser Game. Esatto, qui il target è 0-99 anni, la ludoteca per i più piccoli, il bowling, la sala giochi, la sala biliardi, il cinema 4D, prossimamente il Laser Game guerra virtuale. Abbiamo ristorante, pizzeria, bar, pub, tutto per il divertimento, con grande attenzione al prezzo. Qui si paga poco e ci si diverte tanto. Ti piace Giga Joy? Sì. Qual è il tuo gioco preferito fra questi? Tutti. Tutti ti piacciono, li hai già provati tutti? Ci ritornerai? Sì. Bello, è divertente. Finalmente che è in bowling, le 20 anni che aspettiamo in bowling. Finalmente che Ecco, figurati, sono arrivato da Stoccarda per giocare apposta a Giga Joy. Come vi è sembrato questo Giga Joy? è molto bello. Anche per te? Sì, bello. E ci tornerete? Sicuramente. Come vi è sembrato questo Giga Joy? Sì, va bene, dai. Si diverte i ragazzi almeno. Ci tornerà? Una roba. Sì, ho ancora bambini dentro.